salva e ci fortifica. Eccoci qua, bentrovati, buon mercoledì a tutti, bentrovati nel pianeta di Wanted. Allora, non ci stancheremo mai, mai di ringraziarvi ogni settimana, perché siete sempre di più in tantissimi. Ormai è un record assoluto in tutta la regione per quanto riguarda il nostro programma, e questo a noi ci fa molto piacere, però è altrettanto vero che siamo tornati in formazione tipo, un po' come nell'82 con Zoff, Gentile e Gabrini. E allora, con una tuba imbarazzante, ma d'altronde un po' come lui, il sceriffo, il maestro Maurizio Tirelli. È sempre lui sotto la tuba. Puoi anche dire arrivederci. Sotto la tuba c'è sempre lui, c'è sempre lui. Direttamente da Correggio siamo molto contenti che sta avendo un grande successo il suo metaverso in tutte le radio d'Italia. Ormai dove cambio canale c'è lui che racconta di questo mondo in musica. Lui è Marco Ligabue. Stasera, ma che rock. Sono in compagnia. Sono venuto solo. Monna Lisa. Allora, incredibilmente in tanti ci avete chiesto in queste due settimane: ma dov'è? Ma con chi è? Ma perché? Ma come mai? Bene, non ci crederete, ma è tornato dalla licenza matrimoniale. È abbronzato, sereno, liscio e libero. Lui è sposato da un paio di settimane, da Sassuolo, Alberto Bertoli! Allora, fermi tutti. Ha avuto un grande successo sempre durante la settimana con i suoi post che fanno riflettere. Questa sera ha un sacco di cose da raccontarci. Lui è la nostra musa ispiratrice, il maestro, The Teacher, direttamente dal cucuzzolo della montagna di un paese non precisato a Bologna, Andrea Mingardi. Ma ciao! Hai visto? Ho sbagliato abbigliamento, infatti, troppo caldo, dopo me lo cambio. Ma infatti sembri Ricky Cunningham di Happy Days, cioè sei vestito come... Come di Happy Days? No, di Happy Days, Ricky Cunningham, Ron Howard. Allora... Scusami, ti devo correggere. Cioè, tutto il successo che abbiamo nell'ambito della regione... Sì. C'è una roba misera. Sì, hai ragione, della provincia. No, è una roba del pianerotto. Ci ascoltano da, no, è vero, abbiamo da tutta tanti, l'Italia è vero. E anche Isale. Dall'estero. Allora, e anche negli OPG. Bravo, e devo dire... Ma sei tornato! Salutiamo il Alberto. Mio Siamo qui proprio tutti. Siamo tutti. Come si dice tutti in inglese? Tutti si dice everybody. Everybody, allora andiamo. Scusate, ma devo dare delle regole per la serata. In me mi tocca perché vedo già, stiamo già pieni di WhatsApp, però tanta gente telefona al numero di WhatsApp e tenta di mandare un WhatsApp al numero di telefono. Questo è molto sbagliato. Allora vi spiego, questo è il giochino da fare. Questo qua, adesso apriamo i centralini, è il numero di telefono. Mi raccomando, da adesso incominciate a cannellone a telefonare, così parlate con noi.
potete ovviamente sempre richiedere una canzone a chi vi pare qua in studio, ma soprattutto parlare con i vostri beniamini. Questo è il numero 059 886 9912. Qua invece i vostri messaggi scritti, ma anche le vostre foto, che come sempre diventano la sigla finale proprio del nostro programma. Quindi diventate, c'è un finale molto... romantico, c'è un finale romantico, Vincenzo, romantico, sì. Allora, eccolo, così subito partiamo. Pronto? Io allora. Rio io. Mari, buonasera, come ti chiami? Sono Emanuele da Savignano sul Rubicone. Ottimo. Ah, bene. Allora, senti, sei la prima telefonata della serata, quindi ti ringraziamo. Cosa volevi dirci? Allora, io volevo un attimo Andrea Mingardi. Sono qua. Perché sono appena arrivato da Bagnacavallo e sono andato alla esequia di Ivano Marescotti. Sì. Ah, ecco. Che non so com'è stato, perché lui non voleva il funerale. Com'è stato? Raccontami. Allora, è naturalmente molto laico, l'hanno messo nella sala Oriani e sì, c'erano molte presenze di attori, insomma, sindaci, e poi alle 4:30 l'hanno caricato sul carro e l'hanno portato a Ravenna per la cremazione. Senti, noi ti ringraziamo perché hai anticipato un momento che ovviamente, come tu puoi immaginare, ma anche tutto il nostro pubblico, noi avevamo previsto, perché insomma veramente è stata una persona per tutti noi che siamo nello studio, ma tutti noi Emiliano Romagnoli, ma anche in tutta Italia, particolarmente importante, perché in qualche modo ha tracciato sempre, grazie alla sua arte, il suo modo di interpretare, ma anche di vivere proprio il suo territorio. Cioè, ma lui fa, fra l'altro, si è distinto veramente molto molto bene. Si è distinto perché recitava negli spettacoli le poesie di Raffaello Baldini. Già. Sai che la Romagna è il paese dei poeti, no? Chiaro. Perché ce ne sono stati da Fellini, Guerra. Tonino Guerra, insomma, Guerra. E tanti altri. Poi lui ha fatto dei film straordinari, capito? Mm-hmm. Ha fatto dei film fantastici. E ha fatto anche, è stato un attore italiano che ha rifiutato di lavorare con Mel Gibson perché aveva un altro impegno. Pensa che roba, insomma. E poi devo dire una cosa, e approfitto del nostro amico, che ti ringraziamo e ti mandiamo un grazie al nostro applauso qui dello studio 1 di TRC, lo dico ovviamente per chi è al telefono e lo dico anche a Carlo, però in questo caso ci sentiamo di sottolineare questa cosa, sì, con penso l'ultimo video musicale che lui abbia, sì, ma volevo abbia dire recitato. Che ma ti ringrazio perché mi hai passato la palla. Perché è evidente che la nostra missione è intrattenere e divertire. Ma io faccio anche un po' fatica a essere apparentemente normale. Ma ho preso una botta e mezza perché ero amico anche di Gianni Minà. E se perdiamo dei pezzi. E con Ivano eravamo proprio amici, stavamo pensando di fare degli spettacoli teatrali. E l'ultima cosa che lui ha fatto è stato un video che potremmo anche trasmetterne un come po', no? Certo, no, perché anche per ricordarlo col suo grande spirito, anche, esatto, la sua grande ironia e soprattutto la sua grande caratterizzazione. Allora, per voi, e questo è il nostro omaggio qui di Wanted, di Maurizio, di Marco, di Alberto, di Andrea, del sottoscritto, a Ivano Marescotti, proprio guarda caso con Emilio Romagnoli. Io sono Emilio Romagno, fra Don Camillo e Peppone compagno. Mi piace la terra e anche la gente che non sa stare senza far niente. Qui tirano avanti quasi felici, senza sgualcire le sue radici. Ci son dei Pataca, di Cinno e Burdel, c'è chi è furbo e chi l'è imbecille. Io sono Emilio Romagno, qui si sta bene e non mi lagno. A destra i monti, a sinistra c'è il mare, o uno sta a casa o sa dove andare. Tanto al bar c'è sempre qualcuno che parla di donne, pulatiche e sport.
A noi non manca di certo la critica, non stiamo zitti neanche da morti. Pianura padana è la terra che canta una storia lontana. Pianura piadina, ma guarda qui che bel sole che c'è stamattina. Lui esce di casa per respirare, ma l'Emilio Romagno vuol solo tornare. Questo è un saluto Ivano. Tra l'altro devo dire che è una puntata, insomma, anche carica di emozioni, perdonatemi, perché insomma Alberto hai, cioè, nell'arrivo e nell'accrescimento poi in realtà della tua famiglia stamattina abbiamo preso tutti quanti, che insomma è venuto a mancare anche tua zia, e quindi noi ti facciamo le condoglianze tutti quanti. Ho visto che l'hai scritto, quindi... era la sorella di mio papà, e quindi insomma voglio dire, è un altro pezzo di Bertoli che se ne va, non sapevo se era il caso di dirla, eccola. Di dire, però, questa cosa, visto che è successo oggi, ma poi ho visto che il ricordo alla fine comunque che ha fatto Andrea è un ricordo bello, e anche se può essere triste, comunque bello, e quindi io allora ho detto vabbè, mi sembra giusto anche ricordare Daniela. È giusto, è giusto. Allora, però, ma adesso noi abbiamo una missione. The show must go on, e voltiamo pagina. Ovviamente, no, ci intristiamo tutti. No, ma è veramente vero, però era tutto. Pronto! Noi? Pronto, l'importante è la salute. Bravo, ciao, come ti chiami? Mi chiama Natalina da Sassuolo. Grande. Meno male che mercoledì. Che arriviamo. Senti un po'. Ma Natalina, chi c'è a casa con te? C'è mio marito. Come si chiama? Luigi. Luigi, ma da quanto tempo siete insieme? Tanti anni. No, ma da quanto tanti, siete? Tanti. No, visto che abbiamo un neosposino, io e Andrea, Marco e Maurizio, sì, ci chiedevamo, ma da quanto tempo siete sposati voi? Perché così almeno diamo una proiezione ad Alberto. Cioè, da quanto? 20 anni. 20 anni. 20. Allora facevo prima ammazzare, sì, qualcuno. Vabbè. Sì. Natalia. Volevo salutare anche lui, un bentornato ad Alberto. Grazie, eccolo. Grazie mille. E poi volevo Mingardi, signor Mingardi, che però... Ma che signor Mingardi? Mingardi, è la zacca. E mi cantava la canzone Sogno, che io... Sogno. Non te la chiedono mai. Sì, no, però. No, guarda, sogno che ci sei, sogno che mi vuoi, vieni amore dai, sogno anche per te, così in apposta per una te. Pillola. Allora Natalina, ti dobbiamo salutare, see you later alligator, e ciao. Natalina, lo fai fermi. Ah, ok, facciamo una telefonata, poi io voglio fare un test sul mio sposino. Sì, ma andiamo con le telefonate, che il test abbiamo tempo. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Io, sono Mara. Bravo. Subito. Grande. Allora, pronto, sono io, sono Mara. Sì, come ti chiami? HP. Scusa? No, è una domanda facile, poi ho anche domande più difficili. Adesso mi limito a chiederti come ti chiami. Io mi chiamo Mara. Mara, da dove ci chiami, Mara? Da Carpi. Aspetta un secondo, per lei. Ciao. 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 Ciao, Mara. Beh, era così per salutarti. Yes. Qualche vocale. Ok, senti, tu ci chiami dalla bella città del Carpine per dirci che cosa? Allora, io vi saluto, volevo dire che siete troppo forti, simpaticissimi. Grazie. E poi volevo chiedere ad Andrea Mingardi se potesse farmi un pezzettino della canzone Oh Mamma, perché in tante puntate che vi guardo non l'ho mai sentita, non l'ho mai accennata. Ti ringrazio moltissimo, perché in quel video
c'è la mia mamma, sì? Pensa, sì? E io le dicevo: oh mamma, vado a gonfie vele, hai capito? Sì. Troverò il video e lo faremo un pezzettino, perché ti voglio far vedere quanto era bella la mia mamma. Ciao Mara, bene, buona serata, ciao! Grazie! Fermi tutti, fermi! Ah, Mara, fermi! Allora, dunque, era una tua dirimpettaia. E fermi cosa? Se arriva una telefonata... Ah, lo so, però aspetta, perché è una tua dirimpettaia, tu, voi a Correggio conoscete tutti, però di là dal ponte, li dal conoscete? Dal Tresinaro, quelli dice. Di Carpi, li sì. conoscete oppure no? Ma ci conosciamo, siamo un po' in contrasto, eh? Sì. Una volta giravamo armati, adesso ormai siamo in pace, addirittura. Dai. Dobbiamo ancora fare però la marcia su Carpi. La marcia su Carpi. L'avevamo pensato una volta. Allora, attenzione, perché ci sono delle domande sì. questa sera su il buon neosposino Alberto Bertoli. Sarà una domanda a raffica, non abbiamo la sigla, si chiama La Raffica, ok? Però, tutto attaccato. La raffica, tutto attaccato. Allora, sentiti tirato in ballo in questo momento. Okay? In ballo. Perché in questo, che diceva così anche un camionista, ma è adesso il momento delle tolonate. Una domanda, attenzione. Vai. Culturale. Sì. Com'è andato il viaggio di nozze? Guarda, niente, sembrava una tua canzone. Sogno. Ah, bello, bello, bello. Sì, ma bello. Ha piovuto. Ha piovuto o è piovuto? Ma cosa c'è? Birra comunque. Birra, bello, mi piace, mi piace. Ma avete litigato? Con gli inglesi, esatto. Sì, ma però vi siete riconciliati? Sì, Taraluce e Sagria. Ah, Taraluce e Sagria, niente. Allora, male. Lo dico chiaro perché voglio che gli avvocati sentano. A quanto ammonta l'assegno di mantenimento? Ma perché? Ma sei appena sposato, ma no! Due piatti di paella, sì? E due di polpo per i bimbi. Ah. Il mondo immobiliare vuole sapere la casa a chi andrà. Ma perché? Te l'ho appena detto, hai due bimbi, una te. No, allora, una domanda insomma più nostra, ma a noi ci avete pensato? Sì, tantissimi. Sì, nudi. Certo. Nudi. Nudi, ci avete pensato nudi? Non so se voi... Ma è stata dura tenere. È stata dura, eh? È stato un po' duro, sì. Ma una volgarità così all'inizio di una trasmissione di classe. Ma non si può, ma poi io non so, ma io non... Dai, fagli l'ultima domanda, dai. Ma avete avuto nostalgia per i Magnifici Sette? Guarda, alle 6 di sera sul Ciringhito davanti all'oceano mentre bevevamo un aperitivo, tantissimo. Va bene, allora noi ti assolviamo. No, bello, no, sposino, perché io lo so la ragione qual è. Sì. La lontananza, sai, è come il vento. Chi è che sa dall'altra parte? Nessuno. Nessuno. Si ferma lì. Così, allora, fa così. Allora, posso. Fermi tutti, arrivano un sacco di WhatsApp e SMS, li vedrete qua sotto adesso, dovrebbero già partire perché li facciamo partire, sono in tanti, quindi come sempre, come al solito, questo è il numero per telefonare, fate come tutti quelli che hanno fatto in questo momento, quindi adesso, ripeto, adesso vogliamo le vostre telefonate allo 059-886-9912 per parlare. L'importante è la salute. Bravo! E invece da questa parte i vostri WhatsApp e SMS, che poi li leggerete anche qua sotto, qualcuno lo leggiamo noi, ma abbiamo bisogno delle vostre fotografie. Fotografateci lo spaccato del vostro mercoledì sera e mandatelo qua al 3703 195. Sì, anche lo spaccato di qualche coscia, ma non magari, ma magari l'ultimo mercoledì sono arrivate delle cose, no, particolari. Devo dire che è vero, mercoledì tutte le volte che non ci sono, ma scusa, te hai sposato ormai, te non frega più niente, eh. Arrivavano delle cose, ma no, ma arrivavano delle cose tutte e due con la quinta, donne, magari. Sì. No, allora ricordiamo a tutti solo una cosa. Abbiamo che un le vostre. Sì? Che ci fa imbizzarrire, no, sì. In effetti è vero, no, le foto noi le commenteremo con le nostre espressioni, sarete commentati, che abbiamo nella nostra bottega. Pronto? Ciao, pronto? Senti, te? Pronto, ciao, sei in diretta. Sì. Ciao, puoi sì, sei tu, puoi parlare. Sono Giancarlo di Salmassoni. Vabbè. Io. Ok. Ma se io lo faccio anche quando ero a casa a lavorare,
c'ho mal di schiena. Guarda, ok, io ho mal di schiena. C'ho un altro amico che c'ha mal di schiena, però lui ci va a lavorare, fa mica bene. Ok, senti, la ricezione diciamo è un po' fumosa, cosa ci volevi dire? No, niente, Mingardi l'ho conosciuto anni e anni fa, una serata che c'era la festa dell'Unità, e poi l'ho rivisto poco tempo fa alla festa di San Rocco a Spezzano. Le abbiamo fatte tutte. Detto questo... niente, volevo salutare, volevo sentire se mi cantava Gisto e Cisiva. Dai, un pezzo di lui. Dai, fallo. Ma siamo, dai. Siamo qui apposta. Ma noi... dai, maestro, attacca la tira, Marco. Metti, Carlo. Carlo, attacca, Carlo. Siete forti. Ma San Gisto e Cisiva, siamo soli la dana sera. Con uno stato agena degno di Richelieu, col mio muturè a te portare in mezzo un pre. Ma io ho fatto finta che sei in cosa con la ceva inglese a fare il sioc, mentre te per la fidosa si arrampica in vetro in un albero d'albicò. A te ci tocca essere quella notte a se sfata al differenziale. Mia dana che è smartendo la coppa e tu mi dici di un gran livello, perché ci sera lo sai che mettiamo, che premo dopo al coito manda a fer. Per forza. Al chesso la bloca van partetta la volta seleta per il cuvo al pre, da mento io, vezzato al pero e chefto al bre. E voilà! Ciao, ciao, buona serata, ciao! Allora, vi leggo un po' di messaggi sparsi, anzi prima prendiamo un'altra telefonata, vai Alberto, dai! Pronto! Pronto! Sì, sei tu! Pronto! Sì? Ciao! Chi sei? Ciao! Cosa bisogna dire prima di iniziare la telefonata? L'importante è la salute! Brava! Mi vergognava dire yo-yo, vai pure avanti! Prego, prego! Sì, sì. Allora, sì, dimmi. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Buonasera, sono Lorella, vivo a Molinella, c'è anche la rima. ho lavorato con il grande maestro Andrea Mingardi. È lui. Allora, tutta la mia... io facevo i cori del famoso LP a Reggio Emilia. Al Y Studio di Ferrara. Sì, a Reggio Emilia, al Y Studio di Ferrara. Sono rimasto quel ragazzo semplice di uno. Bravo, hai ragione. Ma qual era, scusa, Allora, tu comunque ricordi, la invitiamo per il 19. Sì. Una corista di... Sei una corista di cosa? Ho lavorato per te e sono una cantante, ma a prescindere ho lavorato per te al Y Studio di... Ferrara. Ma aspetta, ma Ferrara. A questo punto Ferrara. Chiedi qual è la canzone? Era a Reggio Emilia si chiamava. Reggio Emilia. Reggio Emilia. Fateci entrare in questo mondo meraviglioso. Esatto. Ci sentiamo esclusi. io chiedo scusa a Marco e Alberto, ma in realtà voglio dire che è stato 40 anni fa. Esatto. Risposta esatta. Sai, sono rimasta bocca aperta. Allora, senti, ma tu ti ricordi ancora com'era la tua partitura del coro? Sì, più o meno. Dai, come faceva? Ce la canti, per favore. Vabbè, brava, ci ha fatto anche lei. Me lo dovevi dire, accidentaccio. C'ha l'autotune. Ha l'autotune dentro il telefono. Allora, analogico. Allora, noi e ti sappiamo... Sì. Chi andiamo? Chi è? Chi è? Chi è?
Chi è? Chi è? Ma chi? Chi? C'è un po' dell'eco. Lasciamo perdere le cose andando. Canore. No, hai ragione. Comunque noi ci vediamo il 19 a Molinelli. Va bene, va bene. Io ho una domanda. Una domanda. Alberto che. Dopo 40 anni. Allora, falla parlare. No, lui deve fargli una domanda. Ma io canto ancora, purtroppo. Ho capito. Ecco. Sì, che cosa voglio? Scusami, voglio tesoro. Darmi saluti da un tuo amico che ha giocato a calcio con te, che è il greco. Sì, Lisiadis Petros. Sì, facciamo una cosa. Sì. Sei una cantante. Sì. Dimmi sì. Che cantaci 20 secondi di una canzone che Tinelli ti accompagna. Ok, vai. Stessa tonalità, allora. Cosa scegli? Sì. Vai, facciamo. Vai. Lo so che Tirelli è Tirelli è quello che è, allora. Lo sappiamo anche noi. Facciamo. Però quale canzone vuoi cantare? C'è da soli. Sì. Ma come fare dicendo? Perché quando canta l'autotune nel telefono davvero? Vai. Torna con noi. Vabbè, va! Riapri il microfono! Grazie per questa splendida performance! Vogliamo salutare. C'è l'indole, quella! Ti spiego che in 60. È un brano di Mina! No, ma ho capito! Settima più! Ma settima più, ma che c'ha l'autotune, il telefono, sente, si ricorda. No, settima più lei! Sì, no, settima più lei! Certo. Scusa, perché devi fare i conti sbagliati? Già noi siamo i 7 meno 2, più lei. 7 più lei, siamo un 14 truccato. Comunque sei stata molto carina! Ma non c'è più, non c'è più! Ma come non c'è più, non è più al telefono fisicamente. Mi ricordo bene, eri anche molto carina. Sì, bravo, digli. È stato bellissimo, ma grazie, ciao. Allora, leggo un po' di messaggi. Voi non siete avanti, siete davanti. Mo che spettacolo, ed è Marchino da Modena. E ancora ciao belle gioie, questo mio mercoledì in preparazione di Pasqua. Fra poco vedremo anche cosa sta facendo. Abbiamo una persona che sta piegando i tortellini e ci sta guardando in televisione. Ormai ci siamo. Allora, poi ancora bella questa astenersi dalle battute, tutti voi cinque. Tirelli, sei con noi? Okay? Sì, certo. Ok, perfetto. Sì. Siete forti, Gigi D'Alecco. No! Finisce qua. No, qua mi devi far dire una cosa di no, 3 secondi. No. Questa è sacrosanta, no. È vera. Negli anni, all'inizio degli anni 60, c'era un atleta, sì, che vinse una medaglia, oh, e su un giornale apparve, sì, Guido Figone di Chiaveri vince il premio Cappella a Lecco. No, vabbè, no. Gianfatti. Ho capito. È vera, eh? No, benissimo. Allora, io, diciamo, se fossimo a questo punto, al 31 di dicembre... Buonasera, Andrea, e scusami il disturbo. Ciao, visto considerato, adesso c'è la pubblicità, però dicevo, se fossimo D'Alecco, il 31 di dicembre, D'Alecco, con quello che hai detto, dovrei dire buon anno. Ma in realtà mi limito a dire che c'è la pubblicità. Fra poco ritorniamo, avremo un scoop, vi preparo già adesso, che riguarda un karaoke politico, quindi attenzione. Sì. Un karaoke, dillo. Un karaoke politico. Sì. E poi avremo anche un grandissimo TG, una hit parade da paura e una sorpresa che, pensate, neanche noi sappiamo cos'è. Qui fra poco in diretta a Wanted. Sono le 22.02, ma ci sarà un perché, soprattutto perché fra un minuto saranno le 22.03 in compagnia di tutti noi di Wanted. Siete in tantissimi anche questa sera a seguirci qui in diretta dallo studio 1 di Modena. Dietro la tastiera, ma sotto la tuba, il maestro Maurizio Tirelli. E noi! All'interno del giubbotto davvero rocker, Marco Ligabue. Fuori da ogni senno, dopo una vacanza a Tenerife da Sassuolo, Alberto Bertoli. E come le migliori star che nel cambio di pubblicità cambiano abito, ladies and gentlemen, Andrea Mingoli. Una gazzosa al 4! Pronto?
Pronto, buonasera. L'importante è la salute. Ecco. Prego. Pronto, l'importante è la salute. Con le mani impegnate. Sono Vittorio da Bologna. Ciao Vittorio. Io volevo dirvi, siete spettacolari. Auguri a quel bel signore lì. È Porcellone, nel parte l'oceano, Porcellone, signore, vecchio uccello. C'è la tua signora. Porcellone. Queste qua le studiate. Senti, la riprova. Marco, puoi verificare che la telefonata non è pilotata? Fai un paio di domande. Vittorio, come mai, insomma, questa tua esternazione su Alberto? Cioè... Certo. Belle, no? Cosa c'è di male? Anzi, bellissimo, bravo. È stato bravissimo. Porcellone. Auguroni di cuore. Bravo, siete bravi, vi dico solo. Quello che telefona fa, pronto? Famiglia Baracca? No, Baracconi, vi siete crediti? Vedi che cominciano, bravo. Hai ragione. Sì, certo. Ne hai un'altra un po' meno forte di questa. Va bene, insomma. Un'altra, no? Ce l'hai? Ce n'ho tante. Vai. Ne vado una. Sì. Un tedesco arriva a Bologna all'ordine, in via delle erbe, in via Ugo Bassi, c'è il mercato, sì. E dice, cosa essere quelle? Sono patate e noi tre volte più grandi. Quelle cosa essere? Pere, da noi in Germania più grande. E dentro arriva un camion di cocomeri. Dice, cosa essere quelli? Quelli sono piselli già sgranati. Te ne dico una. Vittorio, dialoghiamo. No. Gerde e Andrea, sei grande. Tutti quanti, siete grazie, bravissimi. Bologna, e anche il Modena, va là, che voi siete modenesi, io sono di Bologna. Però tutti e due, viva tutti e due. Grazie. Non so se ho sbagliato qualcosa, scusate. Andrea, scusami. Di questa qui, pronto? Sì. Senta, è lei che ieri ha salvato la vita a mio figlioletto che stava per annegare? Sì. E il capellino dov'è? Andrea, ma noi abbiamo uno scoop politico. Dopo questa telefonata sveleremo lo scoop politico. Pronto? Sì. Ciao, pronto. Ciao. Sei in diretta? Pronto? Sì. Sì, sei in diretta? Pronto, io. Ok. Marina da Castel San Pietro, qui sono con degli amici che vi stiamo ascoltando. Ah, ma quanti siete troppo bravi, era ora alla televisione che facciamo due ore un po' ridendo, scherzando. Grazie. E ci sono i miei amici che vorrebbero ascoltare per cortesia il karaoke tra di che avete fatto di Meloni e Salvini. Quelle cantate di politica ironica. Basta con la grappa. No, la canzone fiorentina, toscana. Toscana, Tarentino. Perché lei non c'era. Io ho capito. No, dicevo. Il senso è che ho capito, tu hai anticipato il nostro scoop politico sul karaoke politico, quindi hai già capito. Prova a ridire karaoke politico. Il karaoke politico. Noi adesso proprio per te, i tuoi amici, quanti sono i tuoi amici? Siamo in cinque. Cioè in realtà due, ma ne vedi cinque. Allora, noi ti salutiamo e ti mandiamo un grande applauso in diretta dallo studio 1 di Wall. Allora, vado
con lo scoop. Lo scoop vogliamo. Ok. Allora, siamo venuti in possesso, fermi tutti, siamo venuti in possesso di un documento molto speciale, sì. È un vero scoop, dovete sapere che la sera del famigerato karaoke, la Meloni e Salvini non hanno cantato solo la canzone di Marinella. E te besum. Beh, bravo, ma abbiamo anche questo scoop perché hanno cantato e noi abbiamo il testo. Proprio. E lo facciamo per voi, a parte l'ultima strofa, sì. Che invece diventiamo protagonisti tutti noi. Comunque sì. È clamorosa, eh? Sì, prego, forza. Prego, musica. Abbronzatissimi, non ci piacciono tanto, che stiamo pure a casa loro. E voi ricchissimi, state pure sereni, con flat tax e condoni, avremo cura di voi. Un pensiero ai destrissimi, ai nostalgici inguaribili, ma non è ancora tempo per la festa delle IA. La camicia tua nerissima, tienla pronta per domenica, vai sul balcone in riva al mare, e così potrai sbraitare. Qui siamo noi. Mamma santissima, io non riesco a pensare con chi siamo capitati, con gente che ha in testa il fez. Alla grande, bravi ragazzi. Lo scoop. Allora, ci viene richiesto una domanda. Intanto, a Marco, è vero che sei stato a Radio 105, è vero che però è meglio TRC? A 105 ci sono stato, ma un po' di anni fa ci sono stato. Beh, TRC imbattibile. Bravo. Poi con questa compagnia. Bravo. E ancora, quante volte sei venuto? Come? Se mi fermo qua è rivolta. Ma fermati qua. In realtà, caro Andrea, al due stelle di Reggiolo. Abbiamo distrutto. Pensavo che fosse rivolta ad Alberto invece, perché la partenza secondo me era da viaggio di nozze. Certo. Però poi potrai dircelo durante la pubblicità. Però ti salutiamo tutti, siete unici. In che posto? Loro sono i fan. Quale posto? Due stelle. Allora c'è chi ci scrive: siete simpaticissimi, vi ho scoperto per l'ultimo dell'anno 2022. Da allora non perdo una puntata. Il mercoledì. Ah, bene, ok. State zitti. Il mercoledì, la domenica, tutti i giorni. Barbie, sei bravissimo. Tu e i tuoi compagni di viaggio, grazie di esserci. Iris 73 dalla provincia di Cremona. E salutiamo. Ma adesso. Attenzione, fermi, voi non ci crederete, ma è un momento musicale, imbracciate le chitarre, preparate le tastiere, voi a casa spostate i mobili perché si canta e si balla, perché adesso è l'orario, perché is the hit parade time! Super classifica in diretta qui a Wanted, parte Marco Ligabue con un suo grande successo che è Fare il nostro tempo. One, two, three, four. Sarò sempre vicino a chi esprime le sue idee, senza giri di parole dice la sua verità. Se fuori il mondo è strano, il rimedio poi qual è? Non sarà mica stare in casa e uscire solo a far la spesa. Io non sto dicendo che la vita è un'autostrada, ma di certo la mia ruota non la fa girare gli altri. Buongiorno a tutti quanti, a chi ha il sorriso pieno, a chi pensa che c'è un sole anche dietro al temporale. Tanto vivi respirando solo l'aria che c'è intorno. Siamo qui a
a fare il nostro tempo, a scolpire ogni frammento. Siamo qui a fare il nostro tempo, con la pioggia, il sole ed il vento. Dopo Marco Ligabue è il momento di Alberto Bertoli con Senza davvero un perché. Tra le coltri di mille follie, di pensieri stonati, lei rivolta alla stanca utopia con un caldo mattino, e ti spiega le ali che hai con un po' di realtà, e i profumi che porta con sé hanno il sapore della libertà. Senza davvero un perché, porta un regalo per te, prende da dentro la vita che c'è, e un sorriso le nasce da sé. E adesso è il momento di Andrea Mingardi, accompagnato dal maestro Maurizio Pirelli, con un pezzo di storia. Questa è Ubaldo. Ste la plomma, stacca Ubaldo, al volander, alle Seychelles in pullmans. Ste dal jazz, valete pocruvet, ste della nabbia, Ubaldo ringrazia. Grazie. Tira fora la grena, Ubaldo. Ma cos'et? Distrassin dal portafoi? Oi. Alva in bisacca coi snucci, Ubaldo. Ti un po' stetic, ti anemichi in dal quale economic. Yes, tira fora la pella, tira fora la pella, tira fora la pella, Ubaldo ti porti blu va, e va, tira fora la pella, tira fora la pella, tira fora la pella, Ubaldo ti porti blu va. Yeah! Non so come io possa farvi a ringraziare tutte le volte con questa parade bellissima, ma attenzione, perché forse abbiamo trovato chi ci porterà la pizza mercoledì prossimo, no, prima della nostra trasmissione. Ovvero? Già. Allora un saluto a tutti dal pizzaiolo artistico di Rubiera, provincia di Reggio Emilia, perché dice al maestro Tirelli con la sua pizza personalizzata che si chiama la pizza maestro e si firma Dario. Con parole tue senza figure, potresti dirci cos'è la tua non ti stavo pizza? Ascoltando no mi sono pienamente conscio, no, ma che tonalità è, perché non la sai, no, ma è una pizza, no, che pizza maestro, ma con cose, con uovo, no, veramente, pancetta, funghi e ancora di più. Momento di altissimo della trasmissione. Pronto? 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 Sì. L'importante è la salute. Benvenuto tra noi. E che duri. Sì, e che duri, certo. Come ti chiami? Ascolta, sono Paolo da Budrio, Bologna. Ottimo. Ascolta. Dimmi. Avevo... Ma cos'è? Paolo. Abbassa Paolo. La TV. Allora Paolo, devi abbassare il volume della televisione e ascoltarci solo dal tuo telefono. Sì, va bene. Ok, ma mica è una colpa, cioè nel senso lo diciamo perché così ci sentiamo. Vai pure. Bravi. Bravi. Volevo chiedere per piacere a Mingardi, sì, che aveva parlato che il 19 era Molinello. Sì, ma c'è un appuntamento a Molinelle, 19. No, caro. No, bravo. E allora
adesso cioè, chiedo a Raymond di, allora adesso gli spieghi al tuo no adesso te la sgavagni te, spiega questa cosa che hai lanciato impudentemente, sì. E spiega adesso a casa questa cosa. No, allora noi diamo degli appuntamenti. Sì, poi sì, Cioè, perché di solito il mondo gira che tu organizzi una cosa, poi dai l'appuntamento. No? Dice organizzo il concerto, quindi vi aspettiamo. Noi invece diciamo diamo l'appuntamento e poi vediamo se è il caso di organizzare qualcosa. Ah, ok. Quindi ufficialmente dice no, Molinella, cosa c'è? Non c'è ancora niente, se vogliamo lo mettiamo in piedi. Allora, lo dice sempre Molinella. Ascolta, però possiamo fare una cosa a scanso di equivoci. Adesso a scelta, se vuoi, anche tu a scelta, tra Bertoli, Ligabue, Mingardi. No, se no lo spostiamo al 21. Non fare comunicazione interiore. Non c'è da stupirsi perché... Ciao Andre, scusa, mi è arrivata la scelta. Non c'è da stupirsi, facciamo come la Meloni che promette delle cose poi dopo non le fa. Adagio con la Meloni. Ascolta, noi vorremmo venirti in soccorso perché probabilmente il 19 l'appuntamento c'è ma non verrà nessuno e forse non sarà neanche a Molinella. Allora tu dovresti, come ti pare, chiedere una canzone o a Mingardi o a Ligabue o a Bertoli, perché facciamo come se fossimo il 19. Va bene. Quale ecco. Se me la vuol fare, ti dumarò. Che allora la facciamo tutti insieme e lui ma parte, sì, un attimo proprio insieme, perché da. Sei te, capito? Ma solo perché anche... sennò rischiavamo di vederci perché 19. Questa è una canzone sì. Che rappresenta diciamo lo stato d'animo momentaneo, sì. Se Tirelli riesce a partire Tirelli. Prima di mezzanotte. Ok, ultimo dell'anno. Sessione, ora scusi c'è un posto per me sul suo gomone, ora te sapo la Ibu, ora bruciamo da Ici, ora aspetta sempre, non siamo i capelici, ora non c'è lavoro, ora non c'è futuro, ora e non ci viene più neanche tanto, ma che domaro! No, è un altro. Pronto? Non c'è più, ha abdicato. Pronto? Io. Benvenuta tra di noi. Ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Ciao Andrea. Ciao. Sì. A te anche. No, siamo tutti. Avete visto la foto che ho fatto con Babi? Bobby. Bobby. La foto che ho fatto con te, Bobby. Look at your picture. Dobbiamo sapere qualcosa. No, non lo so. Sì, ti ho mandato una foto su WhatsApp. Allora, adesso chiedo alla redazione di trovare immediatamente una foto con me. Sì, a Cremona. A Cremona. Cosa c'è? Eccola lì! Okay. Io sono quello di sinistra. Nella vita. Ma in generale. Bravo, era un assist. Fai capire, Cremona è la città del. Ma si vede dietro Cremona. Perché domenica questa ragazza è passata sul set di Ci Vediamo in Piazza e abbiamo fatto una o due foto insieme, se non vado errato, vero? Sì. Ecco, bene, senti, già che siamo qua, hai tutti questo parterre, io sono Bob, di cantanti come Ligabue, Bertoli e Andrea Mingardi, prima della pubblicità volevi chiedere una canzone?
Sì, volevo chiedere a Mingardi se mi cantava una delle sue canzoni, la, come si chiama, la, la ragazza, una, stavo con una ragazza francese, quella lì, allora, quella forse può arrivare dopo la pubblicità. Volevi salutare qualcuno? Ma perché? Volevo salutare Bertoli e fargli ancora gli auguri dato che è tornato da Via di Nozze. Grazie mille. Il porcellone. E dire che te, visto da vivo, sei molto meglio che dalla televisione. Dal morto. Io? Ma perché Cremona è la città del torrone! Torrone e il violino, no? Io ti ringrazio, buon Bustaia, grazie, continua così, diffondi questo verbo e noi ti mandiamo un applauso in diretta qui dallo studio. 15 secondi. Sì, vai, vai. Nel 69, un agitato sociale a Parigi. Ecco, grazie, basta, arrivederci. Marco da Bizzuno di Lugo, siete sempre dei grandi, però volevo chiedere se al grande Mingardi quanto ci ha messo a scrivere la canzone Ubaldo. No, non dire dei coglioni. No, guarda. No, no, non moltissimo. Ah, ok. Non ma il tempo in soldi, perché... No, non qua. Perché... Ciao ragazzi, da Mario e Deborah da Reggio Emilia, complimenti a tutti e poi ancora... Allora, attenzione, due amici al bar. Ho trovato un ristorante dove si mangia benissimo. Bellissima atmosfera, molta allegria. Pensa che alla fine della serata si fa una riffa e chi viene estratto mangia gratis e può fare sesso sfrenato con chi vuole. Oh, bellissimo, mi devi dare l'indirizzo. Ma tu sei stato estratto? Io no, ma mia moglie è stata sorteggiata 3 volte. Vabbè, uno che non se ne è firmato. Bene, con questa, ragazzi, io vi devo dire che è il momento della pubblicità. Prima però dovete sapere che Alberto Bertoli è tornato da qualche ora, ma ha fatto in tempo a passare dai nostri amici delle cantine riunite CIF, perché evidentemente andare a birra per 2 settimane ci sono stati dei problemi. Ha voluto ritornare ad assaporare la bollicina, quella dei nostri amici delle cantine riunite CIF, e perciò dopo aver passato tanta cerveza e sangria è ritornato al suo canto divino. Da la da da. Da la da 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 da. Da la da 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 da. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Da 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 da. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Bravo, sei tornato e hai continuato con la bollicina nazionale alla fine. Bravo, bravo. Una specie di alcolizzate. No, ma no, così. Allora, attenzione, ce lo state chiedendo in tanti, cari amici, dopo la pubblicità è ufficiale, arriverà Andrei col TG, ma a grande richiesta, ve lo dico già adesso, se state lì vi regaliamo questa settimana in diretta una yo-yo-yo di quelle appassionate. Vi aspettiamo qui fra pochissimo. Di
22.31 in diretta, siamo al giro di boa di questo meraviglioso mercoledì sera qui a Wanted. Con noi lui è il maestro pizza dedicata, Maurizio Tirelli. Uova, pancetta, funghi e tanto altro. Probabilmente non lo troverete il 19 a Molinella, Brunanza, cose a caso, Marco Ligabue. Giustificato perché è tornato dal viaggio di nozze, probabilmente sarebbe stato l'unico ad andare 19 a Bonnella, Alberto Bertoli. È lui. Anche il 21 ci siamo, ripetiamo. Ma vi presento l'unico che nel corso degli anni è stato almeno a 3-19 a Molinella, Andrea Mingardi! Infatti io amo Linella più di me stesso. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E allora, dopo questa, se siete d'accordo, io andrei col TG. E vai! Notizie per quanto riguarda il TG. Bene, allora. Oh, dillo. Tutte sacrosante. Acqua! Da noi ha piovuto dopo un mese, ma nelle grandi vasche di raccolta ci sono dei buchi purtroppo enormi. Simili a quelli del nostro bilancio. Bravo, ma forse più piccoli. Te l'hai detto troppo piano. Ma sai perché è il bilancio... Nel Mediterraneo, allora, Lampedusa, negli ultimi giorni sono arrivati tanti migranti che i siciliani hanno preso i loro barconi per trasferirsi in Libia. Può succedere, può succedere. Ma andiamo oltre mani. In Inghilterra. Bravo. Inghilterra. Sì. Meghan e Sophie a corte non si parlano. No. Tra le duchesse l'odio non è fittizio, ma reale. Ah, non so se hai capito il gioco, dovrebbe essere ma reale. Mi piace. Una finezza. Stati Uniti, Nashville, in casa dell'assassina che ha fatto una strage a scuola, trovato un arsenale di armi. Complimenti. Sì. Complimenti a Biden e alla sua politica pacifista. Ah, certo, beh, in questo caso torniamo in Italia. Nella capitale. Sì. Roma imbiancata da una grandinata epocale. Chicchi grandi come uova. Mm. Erano 25 anni che non succedeva. 25 anni? Beh, allora è come vederla senza rifiuti. Esatto. No. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Nel conflitto Russia-Ucraina entrano in scena armi con uranio impoverito, bombe nucleari, tattiche, razzi ipersonici. Ah. Il commento pacato dell'opinione pubblica è: ma che vadano bene a farsi sfondare il culo da un drone. Ecco, io ho sentito tra l'altro in coro l'andetto. Queste sono le classiche notizie da TG, però. Sì, esatto. A Santa Margherita Ligure, mentre cenava, pensate, una coppia di turisti si è trovata circondata da una famiglia di cinghiali. Caffoni. Hanno mangiato tutto e non hanno pagato un cazzo. No, succede. In diretta TV. E? Macron si toglie l'orologio costoso. La Ferragni rilascia un'intervista in cui si lamenta le difficoltà esistenziali. E Barbie ha le emorroidi. ognuno ha il suo... Ognuno ha il suo problema. Ognuno ha il suo problema. Sempre in quelle zone basse, no? Sì, dove? Utero in affitto. Sì, ma mica il mio, che. Okay. Molte sono le richieste pervenute a Jennifer Lopez. Anche a me. Fa te. Allora, la Madonna di Trevigiano, un'ex seguace della visionaria dichiara: Gisella mi disse di essere incinta dallo Spirito Santo. Sì, un certo Luigi. Quello lì. Sai che per un attimo pensavo alla Madonna di Bertoli? C'è una spiegazione a tutto. Bravo, hai ragione. Il Financial Times ha dichiarato: il vero parmigiano è del Wisconsin.
e la carbonara è americana. Vabbè. Sì, addio. E la gnocca l'ha inventata Malgioglio. Giusto, infatti, no, ragazzi. Allora, occhio, passiamo da altro continente. Dovete sapere che questa è una notizia particolarmente vera, non so fino a dove, ma in Australia la polizia ha arruolato dei cani robot. Per i reati di minori, anche gatti, meccanici e topi a molla. Certo, sì, credo, hai capito. Dall'inviato in Calabria, sì. Gioia Tauro, okay. Una donna, fintasi cieca per 15 anni, è stata smascherata e denunciata. Sì. La signora, pentita, ha dichiarato che non vedeva l'ora, non gliela faceva più. Prego, ci posso andare? Faccio un ditemi voi. Sì, cioè, no. Questa per 15 anni ha fatto finta e ha preso. Ha preso i soldi, certo. E lì intorno a Gioia Tauro non se ne è accorto nessuno. Ha detto guarda che lì hai va benissimo. Cioè, praticamente stai dicendo così l'ha detto. No, praticamente stai dicendo che la pensione dovevano darla a tutto il resto del paese. Era l'origine. È vero. Tu avevi la notizia dalla laguna. Venezia. Bravo, Venezia. Bravo. Un tizio dal tetto di un palazzo si tuffa nel canale sottostante. Sì. Per fortuna c'era l'acqua alta. Ah, per forza. Beh, sai, a Venezia è impossibile. Ecco. Allora, fermi tutti. Estremo Oriente. Cina punisce il figlio costringendolo a giocare ai videogiochi per 17 ore. Italia punisce il figlio costringendolo ad ascoltare per 3 ore... Mi sono innamorato di tuo marito. Ma è la canzone, no. È la canzone di Malgioglio. Qualcosa contro Malgioglio, no, forse. No, ma ho capito, no, però. È la grandinata. No. Ma no, ma è molto più crudele quello italiano. Ah, sì. Oh, ragazzi, ma. Allora. Centrato per la prima volta online il Super Enalotto con una schedina da 2 euro. Giusto. Vinti 73 milioni. Ma doppio. Lo dico perché. Allora, non so se ve ne siete accorti, ma siccome ci avete visto alle 21.30 direi di sì, ma la notizia della settimana è che sabato è stata spostata l'ora in avanti. Ecco, infatti, sì. Una delle poche cose legali rimaste in Italia. Bravo Marco, bravo, 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 bravo. Ecco, per la nostra agricoltura, certo, servirebbero almeno 100.000 ingressi di stranieri irregolari. Per Montecitorio servirebbero almeno 200 onorevoli intelligenti. Sì, sì, Direbbero. Dal mondo della medicina. Prego. Il Viagra, no, vabbè, compie 25 anni. Grande invenzione. Sì. Però per assumerlo è fondamentale seguire le indicazioni. E perché? Sì, perché un anziano ha sciolto la pastiglia in bocca lentamente. Ed è rimasto col collo duro una settimana. E andiamo ai nostri TG, ragazzi. Okay. Allora, due notizie, ragazzi, sempre forti. Sono Lucio Daroncolo. Poi c'è chi ci dice: siete l'unico TG che si guarda volentieri. Un saluto dal divano, grande Matteo. E poi ancora, ciao a tutti, vi ringrazio per lo spettacolo televisivo che fate tutti i mercoledì in diretta. Ormai i programmi che ci sono in diretta sui canali nazionali sono o dibattiti politici o disgrazie. Alla sera spesso si ha voglia di riposare il cervello e con qualcosa di bello e divertente. E voi siete proprio questo, bravi tutti, ma grazie, grazie a te, ragazzi. Grazie anche se sembrava la pubblicità dello yogurt. No. Allora, attenzione, notizia, evidentemente usa la trasmissione anche per cose personali. Un saluto al mio amato suocerino Gianni. Ciao, cool rot Susi da Bagnara di Romagna. Sono delle cose anche affettuose, no? Però io raggrupperò tutti i messaggi che tra l'altro sto vedendo anche qua sotto. Ricordo che il numero, andiamo schermo pieno, grazie, questo è per telefonare, quindi riapriamo adesso i centralini, perciò adesso di nuovo telefonate per parlare con noi, 059 886 9912, e questo è per mandare i vostri messaggi scritti, le vostre foto, che diventeranno la sigla proprio di copertura del nostro programma alla fine, commentata dalle nostre smorfie. Ma unisco, cari amici, tutti i messaggi che ci arrivano, perché è il momento dei rap di quelli che chiamano i Magnifici 7-2, volgarmente chiamata da voi, io,
io. Ale. Dicono che non siamo moderni, che come cantautori forse saremo anche eterni. Ma demo de. Io invece vi dimostro che, pur senza musica, siamo la novità del 2023. Voi vi sbagliate, io lo so, perciò vi dico. Yo. Noi siamo ragazzi pieni di concetti, di contenuti e grandi sentimenti. Diciamo sempre pane al pane e vino al vino. E anche se non ci risponde mai nessuno, ce la prendiamo col mondo che c'è. Diciamo chiaro in fondo. Yo. Right on! Abbiamo rime da buttare via, un ritmo che neanche tua zia. E poi quando ce n'è bisogno, siamo in grado di dare vita anche a un grande sogno. Noi siamo stricca qui a pitinare il bambole, a mangiare dentro una bottiglia. Noi andiamo su e giù per questo palco, facciamo più di mille miglia. E il nostro messaggio a tutto il mondo è... Yo. Noi siamo più rap di Teppe e di Mep. Di Mep. Più trap di Trapattoni. Toni. Ascoltaci fratello, non siamo dei coglioni. C'è un ragazzo in grado di parlare di questo e di quello, del brutto e del bello, con milioni di visualizzazioni, di scaricamenti, di like, di love ed emozioni. Volta la pagina. I DJ e gli influencer sono al nostro fianco. E così io non mi stanco mai di dire. Yo. Siamo come ruote coi raggi. Raggi di tatuaggi. Raggi. Collane orecchini. Abbiamo capelli verdi, gialli, viole, rose e turchini. Il nostro corpo libero aperto, tu puoi leggere un omaggio aperto che con un contagio subirai, ti sveglierai nel bel mezzo della notte e dirai la tua donna. Yo. Ma quando sfonda la luna mare chiara, anche un rappare se lo fa l'amore. Ma quando sfonda la luna mare chiara, anche un rappare se lo fa l'amore. Yo. Quanti messaggi, ragazzi! Ciao a tutti, bellissimi ragazzi! Allora, c'è tanta gente che ricorda ovviamente Mare Scotti, salutiamo anche Giordana da Modena, salutiamo anche Franco da Rimini, ce ne sono un sacco. Poi ancora un saluto a Giancarlo di Bologna. Poi ancora, ciao ragazzi, siete fotonici, Anna di Reggio Emilia. E poi un'altra roba, sono Marco, siete veramente bravissimi. Poi c'è una foto, ma ce ne sono tante, poi le vediamo alla fine, dedicata a voi. Siete bravi, carissimi, e ci manda una foto di un fiore. Poi... Andrea, hai visto Aerio? No, non ho come visto. Come sta Aerio? Non so neanche chi sia, è inutile che rompi le balle. Allora, grande Barbie, mi ricordo quando veniva al circolo Giliberti a Carpi, mitici Andrea da Carpi. No, ma poi siamo venuti... Ma sapete che una sera al circolo Giliberti, purtroppo, è successo, c'eravamo... Lo dico purtroppo perché è stata l'ultima diretta del mio show itinerante che si chiamava Andrea Barbie Show, dove c'eravamo io, Alberto, vero, e Stefano Bonaccini e Gene Gnocchi, e poi dopo da lì salutiamo i nostri amici. Poi ancora, bravissimi, se si ascolta Bertole d'occhi chiusi alla voce di suo padre, e te lo dice Fred di Ozzano. Poi ancora, bella Marco la tua canzone, mi piace molto, complimenti. E poi un'altra cosa, carissimo, saluto da noi due, e c'è la foto ma la vedremo, Patrizia Galamini da Bologna, perché è in piazza Cavour. Poi c'è qualcuno che confonde uno dei cinque qua dentro con un noto costruttore di auto da corsa, tant'è che il messaggio introduce questo: ciao Minardi. Cioè Minardi era di Faenza, il costo... di Faenza. Ma c'è... pensa che nell'ambito del ciclismo sì. c'è stato un corridore ai tempi di Coppi, si chiamava Minardi, sì. e il suo era romagnolo e il suo soprannome era Pipazza.
Pipaz, hai capito? Pipaz a Milano. Allora, comunque, mettiamo che avesse scritto Mingardi, te trop fort, finalmente qualcosa di divertente, perché gli altri, e qua mi piace questo alto livello, hanno rotto i maroni. Ah, ecco, sì, ecco, sì, ecco. Come sei maroni. No, no, ragazzi, quando la cosa è scritta così, va scritta così. Allora, riprendiamo, riapriamo i centralini con le telefonate, ripeto, allora per per mandare il vostro WhatsApp ed SMS, il numero è qua, che poi in realtà troverete le vostre foto al termine della sigla, 3703195195, e invece qua, adesso riapriamo i centralini, potete essere dei nostri telefonandoci in diretta chiedendo una canzone. L'importante è la salute. Bravo, ad Andrea Mingardi, Marco Ligabue, Alberto Bertoli, adesso 059 886 9912. Ma posso dire una cosa? Sì. Che giorno è oggi? Oggi è mercoledì. È mercoledì, bravo. No, è 29 di marzo. 29 marzo. Perché? Perché? Se questa poesia di marzo non la dico adesso, no, quando la dico? Non la puoi più dire il mese prossimo. Allora, c'è la poesia di Mingardi. No, beh, la poesia di marzo. Okay. Se è bravo, gli diamo la mancia alla fine. No, visto che poi arriverà una telefonata dopo, subito dopo. Abbiamo però un sacco di cose, con poi un sottofondo. Ma sento anche puzza di fumo e profumo di hamburger. Qualcuno così mi è dite, da mi dite se vi piace. Prego, atmosfera. Marzo. Dicono che tu sia pazzo, però vinci l'inverno, lo pieghi e senza umiliarlo lo ammorbidisci. Io mi sento molto marzo, instabile, volubile, insicuro e in balia delle ventate della vita. Cercandomi guardo il cielo. Per un attimo mi perdo e poi mi ritrovo in un raggio di sole stupefacentemente tiepido. Forse non ci saranno più le stagioni, ma quando tu arrivi, marzo, tieni a battesimo un sacco di debutti. Le prime margherite, una nuova luce, timidi voli di eroici passerotti e un incondizionato via alle foglie degli alberi. Marzo. Sei come il sabato del villaggio. Prometti cose bellissime, ma non preoccuparti se dopo non accadono, non è mica colpa tua. Mentre mi stiro le giunture invernali, non mi sento più tanto usato come ieri. Bravo, bravo maestro, quando ci vuole, bravo. Firmato a punto Mingardi. Allora, c'è un messaggio, c'è un paio di messaggi niente male, che dice: io, siete tutti bravissimi, ma Barbie per condurre la serata è veramente un professionista, grazie. Buona serata da Marzo di Parma, che sostiene, e questo è molto bello, che tante catastrofi, ma il vostro sdigire risana, e qui finisce con una finezza, eppure il vento soffia ancora. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lepra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva e invece le porta la morte perché radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Pronto? Importante la salute. Ecco, bravo. Come ti chiami? Sono Franco da San Giovanni. Bene. Quanti siete a casa? Siamo in due, io e mia moglie.
hai calato il tono della voce. Che vorremmo fare una dedica al nuovo entrato da casa. Cioè, stai dicendo il nuovo sposo? Ecco, voglio chiedere al sceriffo Tirelli se gli fa una dedica, perché è venuto a casa molto stanco del viaggio, allora si merita una bella dedica. Adesso ho capito, prendi la chitarra. Traduci. Marco, prendi la chitarra, forse ho capito. Allora, io e Andrea abbiamo cercato di identificare la telefonata. Allora, il buon Franco, ripeti da dove chiami? San Giovanni. San Giovanni vorrebbe che noi quattro facessimo tramite un suo pensiero una dedica ad Alberto, che è ritornato dal viaggio di nozze. È giusto? È giusto. Allora, abbiamo la chitarra di Marco Ligabue. Guarda, c'è anche il cosa si può dedicare per guarda, una vita? Guarda che Marco è terrorizzato, non ha capito. Marco. Ma non è vero, Marco. Con lui ci vediamo e dice no, è Molinella, ma prima tanto. Esatto, no, però, no, ero concentrato sul 19. Però dico, hai scritto tante belle canzoni d'amore. Quale canzone d'amore, un pezzettino, potresti dedicare ai neosposini? Perché noi è vero che diciamo sempre Alberto. Ce ne ho una io, il ballo del quaquà. No. A parte che c'è gente che ti ha scritto auguri ai figli maschi, ne ha già due, quindi... Che era? Ancora. Però, scusate, permettetemi, una bella canzone d'amore, ma facciamo un applauso anche a Barbara, la moglie, perché... È una canzone romantica, anche un po' romantica. Sono qui e ti tengo stretta, io sono qui, è una favola. Stringimi con lo sguardo dei tuoi occhi che ci ferma qua, spoglia l'anima. Guardami, sei riflessa nel bicchiere che luccica e sgocciola. Buttati, sarò il paracadute che ti abbraccerà, ti proteggerà, l'aria diventa leggera se la respiro con te. Sei quella che mi fa star bene, sei quella per me. Bravo Marco! Allora, amico di San... È andato, su quello che è andato. Prego, fai gli onori di casa, maestro. È pronto! Parla, pronto. Parla! Pronto, allora, intanto vorrei salutare il maestro Sensei, Gobu, Gianluigi Grignani, Alex Britti alla chitarra, come Quintella, con quel mignolino. Alex Britti alla parlando al contrario. Da Parma, voglio fare un bellissimo augurio a tutti gli arrivati. Che no, sei, Stop. Senti un attimo. Allora, questa tua dote di parlare alla rovescio è meravigliosa. Però noi vorremmo, sai, c'è la ricezione che è un po', diciamo, distratta. Puoi parlare leggermente più veloce, Carlo, solo per questa telefonata schiarisci molto, perché qua non abbiamo capito nulla. Ma che gli vuoi schiarire? Vai. Allora, mi sentite? Sì, allora parla lentamente e un po' più lontano dal telefono, così magari non c'è l'effetto testa dentro al sacco di juta e non ci si vede più. Allora, allora volevo salutare il maestro Sensei. Goku. Gianluigi Grignani e Ligabue come strimpella con la chitarra. Perfetto, siamo in cinque, chi è l'altro? E poi volevo dedicare a tutti i candidati. Sì. Domani faremo il concorso da infermieri a Piacenza. Volevo dedicare la canzone di Jovanotti e Ragazzo Fortunato. Oh, molto bene. Capito. Alla fine si è capito tutto. Alla fine si è stato chiarissimo. Senti, va bene, ti ringrazio, la mettiamo in macchina, adesso la cuociamo, quando è pronta te la cantiamo e ti arrivi in diretta. L'applauso dallo studio di Wanted. Sì, ma scusa.
Io non ho capito una parola. No, lui ha citato dei personaggi, se non vado errato, dei Dragon Ball, no? No, Goku, allora, lui era Britti. No, io ero Grignani, poi c'era Goku, penso, no, Goku, io, con i capelli, sì. E poi, sì, poi c'erano altri due che erano Sensei. Sensei. Sensei? Cioè, secondo me è Sen e Sei. Ah, ok. Sei. Fionda di regoloni! Allora, fermi tutti, perché... Aspetta, sì, sì, che abbiamo un Mingardi che è su Sensei, sì, l'abbiamo perso. Oh, cioè, allora, senti anche tu odore di carne alla brace? Sì, sì. Ah, ecco. Sì, sì. Tu, tu, caro maestro Tirelli, in sento questa tua immagine vorremmo ricordarti anche un po' così. Sì. Senti anche tu odore di carne alla brace? Sì. Esattamente. Caro Alberto, anche tu senti profumo di carne alla brace? In questo momento un po' d'ore di bruciato, ma comunque. Hai ragione. In verità, secondo me, qui qualcuno è stato a mangiare un hamburger dai suoi amici. Dove sei stato? Sono stato a Modena da Hamburger. Ah. Avevo la chitarra con Hai me. Fatto una cantatina. Abbiamo mangiato, bevuto, cantato. Hai capito. Vabbè, vediamo cosa ha combinato Marco da Hamburger. Poi ci riprendiamo. Pizza, hamburger, tell me on. I took her out, it was a Friday night. I work alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes when you're 23, and I see more amused by TV show. What the hell is ADD? My friends say I should like my age. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home, I call her mom from a payphone. I say there was the cops in your husband in jail. They say looks like on sodomy. And that's about the time the bitch hang up on me. Nobody likes when you're 23. And I see more amused by Frank phone calls. What the hell is call ID? My friends tell I should like my age. What's my age again? What's my age again? Hoburger, pizza, hamburger, tell me on. Ah, ecco dove ritorno. Fermi tutti, perché il nostro amico Andrea Mingardi ha qualcosa da raccontarci, perché potremmo essere in rampa di lancio per il grande splendore del cinema americano. No, perché nella diciamo nel aspetta che giro una vocale. No. 200.000 lire. Nel sì. Aspetta, nella tradizione, ecco. Bravo, dillo. No, nella tradizione, tradizione di Coswell. Bravo. Ma Coswell presenta. Poi ti mandi la sigla. La sigla, no, Coswell presenta. Sì. Questa sera presenta Drago. Oh, ecco. Che è un anticalcare. Certo. Quindi è uno dei più importanti che esistano in Italia e in Europa. Anche in Europa. E lo adoperano tutti, insomma. Credo che sia un record assoluto di vendite, ma dal momento che noi abbiamo un aggancio speciale, sì, che nel presentare Drago del nostro amico Paolo Golandi, Andrea e tutti gli altri, così della Coswell, diciamo che ci sono tre draghi, mm-hmm, che vengono dalle trasmissioni passate, sì, un trio del quale tu fai parte, certo, il trio Ama, che sta per Andrea, Maurizio e Andrea, sì, e poi speriamo nel tempo di inserire anche Marco e Alberto. Esatto, perché sarebbe Amma. Amama. Certo, Amama, bravo, mi piace. Amama. Pure mamma. Una roba di certo. Scegli l'anagramma che vuole, poi. Comunque, il trio Ama, sì, dopo tutti gli sforzi e i successi che ha fatto, soprattutto, e che riproporremo in un CD, sì, è riuscito ad arrivare a Hollywood. Ah, ecco, hai capito. E qui abbiamo il documento. Abbiamo i documenti. A Hollywood. A Hollywood. Hollywood. Sì, siamo andati a Hollywood, quello in California. Hollywood. Allora, se non ci credete, prima volta in anteprima mondiale, vi facciamo vedere e ascoltare del trio Ama Hollywood, Hollywood. La nostra missione
effetto fa? Parte da Nonantola, da Rubiera e dalla mia città. Diremo mille volte good morning and good night, fino a quando Spielberg non ci dirà all right. Siamo pronti a tutto, persino a recitare. Se l'America ci chiama, perché farla aspettare? Saremo con DiCaprio, Charlize e Johnny Depp. E se qualcuno ci snobba, andrà a fer dal Pep. Hollywood, Hollywood, Jack is very good, coi sogni accende il buio. Hollywood, Hollywood, diventa realtà, e chiudo gli occhi con te, signorina. Il trio Ama è sul set, e zio Oscar lo sa già. Aspetta solo un film che li consacrerà, ma se l'Academy nicchia o non ci sentirà, ritornerà Nonantola a Rubiera ed in città. Hollywood, Hollywood, Jack is very good, coi sogni accende il buio. Hollywood, Hollywood, diventa realtà, e chiudo gli occhi con te, signorina. Chiederei, allora io impudentemente... Cosa c'è? Parte da Nonantola! Questa tra l'altro è una parte intonata. Cosa c'è? Ritornerà Nonantola! Siete delle merde enormi, veramente. No, ma scusa, ma poi mi coinvolge lui a cantare, che io non so nulla. Sei andato benissimo. Sei andato benissimo. Sì, sì, sì. Parte da Nonantola! Guarda, guarda, come ti ci mando io? Andrea, ritornerà Nonantola! Quando hai cantato, avevi il testo davanti o l'hai imparato tutto a memoria? No, io mi sono fatto mettere i pronti, il gobbo, perché non è che uno può... Io temo che diventerà il nuovo tormentone. Ritornerà Nonantola! Allora mi riprendo un attimo per adesso... Io okay, parte però... da Nonantola! Ritornerà Nonantola! Stampateci il testo, che così parte da... Ritornerà parte da Nonantola! Ritornerà parte da Nonantola! Ritornerà Nonantola! Allora, devo leggere un comunicato che arriva dal direttore di TRC. L'importante è la salute. No, la tua del fonico, perché effettivamente la mattina dice, dopo aver ascoltato l'ultimo pezzo di trasmissione, che parta da Nonantola o ritorni da Nonantola, comunque vi mando tutti a quel paese. Grazie. Grazie Ettore Tazioni, c'è un po' di pubblicità, ritorniamo, avremo dei vado caso, un gran finale, ma udite udite, abbiamo degli appuntamenti incredibili, a tratti incredibili, da prepararvi a questo weekend. Vi aspettiamo dopo la pubblicità. Parte da Nonantola! Ovviamente con questa mia canzone che parte da Nonantola e ritorna da Nonantola, per adesso sono Studio 1 di Wanted, sono in compagnia del maestro Tuba, Maurizio Direi!
salta un posto perché c'è una ragione esattamente dello studio, però è con noi Alberto Bertoli, di ritorno a Tenerife. E ancora ci dicono anche che, insomma, voglio dire, apprezzato anche oltreoceano, Andrea Mingardi. Ma al centro dello studio è pronto, perché a quest'ora c'è solo una cosa da guardare in televisione, di Marco Ligabue, il suo Vado a caso. Vado a caso, sbaglio tutti i pezzi del puzzle. Eccoci qua, Vado a caso. Allora, amici, sapete che sabato è il 1° aprile. E quindi la gente si sta cominciando ad organizzare per gli scherzi, no? E allora io ho pensato di fare un promemoria. Ho preso i 5 scherzi più classici da fare, così tutti arriviamo preparati. Bravo. A questo grande appuntamento, che torniamo a scherzare tra di noi, no? Ho preso quelli più classici, che fanno tutti, no? Il primo, ad esempio, questo, insomma, grazie anche al tuo panciotto, Andrea Mingardi, tutti adesso hanno ripreso a fare il cameriere, no? Cioè, esatto. È proprio e allora, qual è lo scherzo che fai al cameriere la prima sera che fa servizio? È proprio questo qua. Vediamo. Ho preso i 5 scherzi più classici da fare, così tutti arriviamo preparati. Bravo. A questo grande appuntamento, che torniamo a scherzare tra di noi, no? Ho preso quelli più classici, che fanno tutti, no? Il primo, ad esempio, questo, insomma, grazie anche al tuo panciotto, Andrea Mingardi, tutti adesso... È il classico scherzo della cassa di birra davanti al cameriere, no? Poi Alberto, no? Che lui adesso è stato via con la compagna, sai anche lui, no, no? Allora adesso, che scherzo fai alla compagna, no? Quello della maniglia, che togli la maniglia, non lo so, sappiamo tutti, no? Ma guarda, dai, ho preso i 5 classici. No, io andiamo Alberto, da ragazzi, conoscevamo gente, le maniglie le mettevamo, no, vabbè. Vediamo adesso... il classico scherzo della maniglia, no? Così lo ripassiamo. Beppe, maniglia. Esatto, vediamo. No, ma questo è bellissimo! Questo è bellissimo! Questo è bellissimo! Questo è uno dei classici, no? Poi il terzo classico è quello del ramo dell'albero, no? Sappiamo tutti, no? Anche il maestro Tirelli, no? A Rubiera San Faustino, no? Che uno cerca di arrampicarsi l'albero, chiami l'amico per aiutarti, e cosa succede? Vediamo. Questo è un classico proprio. Vedi, tu cerchi di andare su, bam! Orca! È lo scherzo del ramo già tagliato. Poi c'è quello del portafoglio. Ah, bello il portafoglio, questo chi è che lo conosce, quello del portafoglio buttato a terra, dai, guardiamo. Va ancora di moda, sì. Bellissimo! Questo è molto bello. Gli attacchi ma sei tu a tirarti fuori la taranta. E poi voglio far vedere quello che ho fatto io con mia moglie qualche anno fa, no? Una delle mie tante ex mogli, no? Sai, hai capito. Quando gli ho chiesto un aiuto per andare a lavare la macchina il 1° aprile. Vabbè, detto, tieni la pompa, no? della gomma, dell'acqua, no? Per lavare la macchina, e io mi sono messo lì al macchinario, è andata così, dai. Cioè, fai dire. Ok, porca! Ma veramente? Beh, no, ragazzi, avete tutte le istruzioni per l'uso, scatenatevi il 1° aprile. Sta facendo il portafoglio, sì? Che noi da bambini proprio mettevamo una cordicina, sì. Non so se voi facevate qua, io l'ho fatto sul uguale. Marciapiede, esatto, serate d'estate, e poi stavamo a aspettare che la gente passasse, quando si chinavano tiravi, esatto. Noi usavamo il filo da pesca, la bava da pesca, anche con i soldi, solo con una banconota, in effetti è uno scherzo un po' anni 60, 70, 80, però comunque... No, io stasera ho preso tipo quello del ramo, quello del ramo è famosissimo, un mega ramo un po' tagliato che poi cade, questo l'hanno fatto tutti. Allora, ognuno di noi ha qualcosa... l'hanno fatto tutti, ma è pericoloso. Infatti, no, ma lo fanno a Correggio, fanno delle cose, anche a Rubiera lo fanno. Allora, abbiamo una telefonata al volo, poi il cartellone. Pronto? No. Pronto? Pronto. Ciao, pronto. Ciao, sei in diretta. Sei in diretta, sono Luciano, il parrucchiere di Porto Verde. Salutami Andrea. Sì, di Porto Verde, Riccio. Porto Verde, sì, bellissimo, Porto Verde, è bellissimo. Sì, sì, sono io, saluto Andrea, sì. Tirelli, e poi volevo chiederti a te... Sì, sono qua. Vabbè, Andrea è sempre lì, ciao. Ciao. Sono amico di Pier Giorgio Farina. Grandissimo, ciao, Andrea. Grandissimo. Ciao.
Ma senti, voglio ciao, dire... Ciao, Pirelli. Ciao. Scusami. Volevo sapere se state che voglio fare una serata qua. Venite tutti e cinque. Sì. Come no. E siete liberi. Allora, magari. Io ho già la data. Allora, guarda, io posso dirti che siccome tu hai il numero lasciato in redazione, facciamo contattare perché... Porto Verde per me è una delle perle della Riviera Adriatica perché è meraviglioso. C'è il portile, sembra Miami, è meraviglioso con tutte le barche. Abbiamo fatto la piazza. È stupendo. Magari venissimo a fare uno spettacolo a Porto. Io porto l'uomo Porto Verde. Tieni conto che il boom della gente qui, poi Andrea lo sa, è tra luglio e agosto. E allora noi, secondo me, a cavallo tra luglio e agosto... Avrei già la data, ma abbiamo già detto Molinella stasera, non a cavallo. Bravo. Allora, ti ringraziamo per l'invito, ci faremo sentire. Grazie, un grande applauso con la riga nel mezzo. Ciao. Allora, a proposito, ha detto il parrucchiere che cacchio. No, aspetti, è bello che il parrucchiere ha chiamato noi. Noi, certo. Ci vuole uno con coraggio. Però è il momento di parlare di date, di appuntamont che riguardano tutti. Quindi è il momento del cartellone. Oh, yeah. Allora, sabato 1 aprile, e vi posso garantire che non è uno scherzo, è una notizia vera, sarà Alberto Bertoli, Val Susa, al Film Fest, dove ci sono proprio un sacco di persone, e appunto al Teatro Magnetto sarà di scena con il suo Due Voci Intorno al Fuoco. Dal mese Torino. Ottimo, perfetto. Domenica 2 aprile alla mattina alle 10.30 in TV ci sono io, con Ci Vediamo in Piazza. Su TRC canale 11-15 e Sky 518, ma se ha finito di vedere la trasmissione, prendete la macchina e vi spostate, se non vado errato, nel nord-est, perché andate a Santa Lucia di Piave, perché c'è Marco Ligabue con una tappa del suo tour concerti, sempre Tutto Bene Tour, alle 20.30, esattamente come vedete a Santa Lucia di Piave. Caro il mio Andrea, dove ti posso vedere? Martedì 4 aprile, sempre nel nord-est, grande appuntamento, grande galà della musica italiana, e in questo caso, come vedete, ci sono dei nomi fantastici, ma è proprio a Padova, ore 21, con un coro bellissimo gospel e con tutti gli amici, ma in alto a destra il nostro Big si esibisce martedì 4 aprile, Andrea Mingardi a Padova. Allora, gran finale, ci siamo. Quale canzone abbiamo scelto, ragazzi, per il gran finale, con anche le foto, il nostro riquadro che commenta le foto? Cosa abbiamo scelto? Parlando un po' delle persone che abbiamo ricordato e parlando anche, abbinandole anche al viaggio di nozze di Alberto e anche alle dimostrazioni di affetto che ci sono arrivate da tutti, io ho scelto una cosa che ha fatto innamorare miliardi di persone, si chiama When I Fall in Love, una canzone meravigliosa che può darsi che con le foto di stasera vada a pennello, no? Beh, già, assolutamente. Così un po' tra il ricordo, la celebrazione e anche un po' di nostalgia. Poi nel finale è molto bello anche lasciarsi andare sull'onda dei sentimenti. Beh, così bella quella, Allora, maestro Tirello, se vogliamo partire, io andrei. Love is under before
begun, and too many moonlight kisses seems to cool all the light out of sun. When I give my heart, it will become però devo dire che abbiamo visto un sacco di foto, ma io, Alberto e Marco per un momento abbiamo sobbalzato, perché c'era un documento del maestro Tirelli da giovane. Non ci avevi mai fatto vedere le tue foto da giovane, ragazzi, ma cosa, ragazzi, io non so se la regia riesce a pescare solo quella, perché con la scritta proprio Tirelli da giovane, che poi eccolo, ecco. Meraviglioso, meraviglioso. C'era anche una foto di Marcello Di Benedetto, sì, che c'è tutta la formazione di forse 35 anni fa. Sì, sì, dove c'era anche la beva bionda che non l'avete riconosciuta. No, 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 io l'ho visto, c'eri tu che sembravi Kabir Bedi in Sandokan, sì, nel primo episodio l'ho visto, vedi? Ecco. Vai. Guarda la bionda, la vedi? Esattamente. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Sono un po', cioè, secondo me è anni 80 questo, no? No, è anni 70 forse, 70-80, no, primi 80. Allora, diamo spazio un attimo anche a chi ha speso per mandarci un messaggio, perché arrivano anche gli sms. Finalmente una trasmissione che mi piace, siete fantastici, complimenti, ciao ciao ciao, da Claudio di Alfonsine, poi ancora siete grandi e forza reggiana, e ancora Mingardi grande artista, grazie per la bella interpretazione, Alice, Lorenzo e Andrea da Bologna, e ancora yo 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 yo, e poi un'altra roba, grandi e unici, Andrea ti ho conosciuto un po' di tempo fa allo Sporting di Bologna, unico anche allora ed è Aldina, e ancora, allora, oh, ma che tommelle vi tirano con le telefonate, siete meravigliosi, io vi adoro, Max da Cervi ancora, ciao magnifici, siete geniali, divertentissimi e fate ottima musica, cosa si può desiderare di più? Xavut dalla vita, dunque complimenti a voi magnifici e complimenti anche, qui ci tengo a dirlo, a chi lo nota da casa e mi fa molto piacere, ai tecnici e alla regia che gestisce tutto con tanta professionalità, altro che
emittenti nazionali. Un salutone da Claudio di Reggio Emilia. Grazie. Ah, bello questo. Allora, ok, noi siamo addirittura d'arrivo e parte no, da Nonantola. Esatto, no, parto da TLC adesso, ok. Ritornerà Nonantola. Quando finisco là, mi hai rovinato, Andrea, con sta roba. No, insomma, è colpa tua, perché no, me l'hai fatta registrare tu. Nell'ambito della canzone sì, la cosa ha una logica. Sì, ma qua non c'è. È sconvolgente. Sì. Amici, venite qua andiamo, che ci salutiamo. Andiamo. Allora, dunque, avete capito, ci sono un po' di appuntamenti in questo weekend con tutti noi, anche allungati, fino ad arrivare ovviamente a martedì a Padova con Andrea Mingardi. E insomma, anche stasera ci siamo divertiti. Ma siamo in anticipo. Beh, no, siamo giusti, perché c'è anche un finale che insomma adesso ci ha preparato la nostra regia. Davvero? Sì, siamo in anticipo, perché c'è un finale. Allora, c'è un finale. Allora, intanto dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno mandato i WhatsApp e SMS. Speriamo di averli fatti vedere almeno tutti in fondo nel crawl, perché ovviamente noi abbiamo fatto questa cosa. Sì. Però credetemi, dobbiamo ringraziare, anche se insomma, voglio dire, con queste immagini mandate a letto i bambini, noi dobbiamo ringraziare ovviamente la nostra regia e il nostro regista Vincenzo Galleone. Poi abbiamo il nostro fonico Carlo Brandoli. Vai, Carlo. Lui è Carluccio. Bravo. Poi Fina Bianco. Vai, Fina. Ciao. Franci ciao, Bertacci. Ti chiedo scusa, ma la mattina sembra la ragaglia. Poi ancora la abbiamo Beppa Naldi e Katia Bersoni. Beva, vai, Katia. Bravo. Alle emissioni messe in onda Ricky Gagliera, alle camere Luca Brini. Alla camera direttamente da Sydney, Ohio, pensa quanto ci costa di spesa benzina, lui è Raymond Marcozzi. Allora, aspetta, sì, dobbiamo anche salutare tutta la gente di Nonantola. Sì, domani io ce la faccio, io torno a casa e sono rovinato. Però ovviamente con noi la nostra colonna sonora, lui non è il basso tuba, ma è l'alto tuba per ragioni di statura, il maestro Maurizio Tirelli. Allora, finalmente è ritornato al viaggio di nozze, ma da quello che abbiamo capito sarebbe stato millenni con ovviamente il petto, e mi rivolgo a quello, all'aria, al sole. Okay. È ritornato tra noi da sposato, ma era l'unico modo per avere fede. E in questo caso è con noi, è stato con noi. Grazie, Grauzi. Ma voleva restare là. Lo so, Alberto Bertoli. Alberto, auguri. Arriva lo sposo! Bacio! Direttamente da Correggio, ci ha fatto vedere il ben noto e ormai trito ritrito scherzo del ramo tagliato, che ormai tutti ovviamente sanno. Tutti. Seguitelo sui social, ma vi dico, in questi giorni, chi ha i social TikTok, vada su TikTok a vedere le nuove grandi situazioni di Marco Ligabue. È lui. Ma direttamente da quel paese che non si nomina, sul cucuzzolo della montagna, lo avete visto dal Piro Piro allo Sporting, passa da Nonantola, ma andrà a Padova da Bologna, Andrea Mingardi. Poi vorrei dire una cosa, che noi abbiamo una persona qua che, se la mandassero alla Lampedusa, sì, organizzerebbe. Ritornerà Nonantola! Molto meglio di quello che, come sta andando. Ed è Andrea Buoni! Allora, prima di salutarci, mi dicono che nel cartellone abbiamo dimenticato l'appuntamento base. E io chiedo scusa a tutti, perché so che riguarda ovviamente tutti. Però non c'era nella scaletta, chiedo venia, perché l'appuntamento prossimo è questo qua. Voi che siete voi, quale mese, il caso di forza è nessuno.
stiamo ridendo, ma non vorrei che ma no, ma 19 di che? Di quale mese non si sa? 19! Comunque, ci salutiamo qua. Io vi voglio bene, amici. Si sta sempre bene il mercoledì sera, si sta bene con loro. Diamo appuntamento mercoledì prossimo. Prima di Pasqua, mercoledì prossimo. È il mercoledì prima di, qua, di Pasqua, quindi mi raccomando, noi vi romperemo tanto le uova. Maestro, è pronto? È pronto. Ok, ciao a tutti! Sì, ciao! Ciao! Sette pistoleri con una taglia di sette zeri. L'importante è la salute. Pianura padana e il po', sono la terra dei cowboys. Yahoo! Ah! Siamo sette ricercati. Salotti e in tutti gli stati, noi le note parole sfariamo contro chi ci pare, chi vogliamo. È la critica e l'autocritica che ci salva e non ci squalifica. È la critica e l'autocritica che ci salva e ci fortifica.